noto artista Marco Castoldi, conosciuto come Morgan, si trova al centro di un caso di stalking che ha suscitato un ampio interesse mediatico. Accusato dalla sua ex fidanzata Angelica Schiatti, il cantautore ha scelto di intraprendere un percorso di giustizia riparativa, approvato recentemente dal Tribunale di Lecco. Questa decisione apre a una nuova possibilità per affrontare le accuse e promuovere una risoluzione conflittuale attraverso il dialogo. La decisione del Tribunale di Lecco, il 13 settembre, Marco Castoldi ha presentato una domanda al Tribunale di Lecco chiedendo di accedere a un programma di giustizia riparativa. Nelle ultime ore, il giudice ha sciolto la riserva sulla richiesta, segnando un momento significativo nel processo giudiziario. La giustizia riparativa prevede un incontro mediato tra le parti coinvolte, offrendo l'opportunità di risolvere le controversie in modo pacifico e costruttivo. Questo approccio non solo serve come mezzo per affrontare il conflitto, ma include anche un percorso di lavoro individuale per l'artista. Morgan avrà la possibilità di riflettere sulle proprie azioni, ponendosi in un'ottica di crescita personale. Sebbene questa procedura operi parallelamente al processo principale, potrebbe influenzare la decisione finale del giudice, soprattutto nel caso in cui Morgan venisse giudicato colpevole. In scenari come questo, la giustizia riparativa può portare a una possibile attenuazione della pena. L'approvazione di questa misura potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle sorti di Morgan e allontanarlo da una condanna severa, aprendo un cammino verso una possibile riabilitazione sociale. Le accuse di Angelica Schiatti contro Morgan. Le accuse di stalking rivolte da Angelica Schiatti a Marco Castoldi sono gravi e hanno avuto un'ampia diffusione nei media. La relazione tra i due artisti è iniziata nel 2014, caratterizzata da alti e bassi che hanno culminato nella denuncia presentata nel 2020. Secondo le affermazioni di Angelica, Morgan avrebbe continuato a inviarle messaggi minacciosi, creando una situazione di grande tensione e disagio. La Schiatti, attualmente in una nuova relazione con il cantante Calcutta, ha descritto Morgan con toni forti, definendolo un persecutore. Al contrario, il cantautore ha dichiarato di sentirsi vittima di un contesto che lo ha portato a una situazione di conflitto. Questo caso non si limita a una semplice contesa legale, ma coinvolge anche dinamiche complesse che toccano temi di giustizia e risoluzione dei conflitti. La vicenda di Morgan e Angelica mette in evidenza come le relazioni personali, sovente influenzate da dinamiche di potere, possano dar vita a scenari di conflitto. La scelta di Morgan di intraprendere un percorso di giustizia riparativa potrebbe fornire una prospettiva nuova su come affrontare tali situazioni, stimolando riflessioni sia personali che sociali. Nei prossimi mesi, il caso è destinato a mantenere alta l'attenzione del pubblico e dei media, mentre gli sviluppi legali seguiranno il loro corso.